Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti. Oggi è mercoledì, sono di rientro da Milano con la stampa, quindi imbarco tassativo a Livorno, stazione marittima. Breve video per spiegarvi il perché esistono quegli impianti che dove mi avete visto scaricare la sabbia lì, praticamente quello che tira su il seminimorchio. Allora, quei rimorchi, quegli impianti lì sono nati principalmente per i frigoriferi, dai. Perché le merci caricate nei frigoriferi, vi sembrerà strano, ma nei frigoriferi viene caricato anche la sabbia. Non so, è strano, non so fino a che punto è consentito, non lo so, comunque ne girano quei rimorchi carichi di sabbia. E quelli sono nati principalmente per quello, per quel motivo, solo ed esclusivamente per quello. Perché poi esiste il ribaltabile e quindi le merci vengono fatte sul ribaltabile. Solo quelli che vanno di là e non hanno il viaggio di ritorno nel frigo, che li metti dentro il frigo, non li puoi mettere spazzatura, non li puoi mettere rifiuti, non li puoi mettere granito, non puoi metterci piombo, non puoi metterci niente, quindi che ci metti? Sabbia. Loro hanno un sistema, hanno fatto fare praticamente il pavimento in acciaio, hanno il pavimento in acciaio a mo' di vasca, no? Praticamente, che viene su un metro e venti laterale, bonificano quello, puliscano e buonanotte, il frigo torna pulito. Hanno prodotti idonei per fare quel lavoro lì e buonanotte. Tutto qui, quei rimorchi lì, quegli impianti lì sono nati essenzialmente per quello. Poi vengono approfittati per caricare la sabbia sul cassone fisso, sul centinato. Sinceramente non so perché, se dove sta la convenienza, se il trasporto viene pagato meno che su un rimorchio ribaltabile, oppure se l'azienda che spedisce a urgenza e non trova seminimorchi idonei, ma ci credo poco. Comunque, principalmente quegli impianti sono nati solo ed esclusivamente per quei lavori lì. Lì in specifico ci scaricano le barbabietole, lì portano le barbabietole e poi mi diceva quel ragazzo, c'è un nastro, e le barbabietole loro alzano i rimorchi, le barbabietole vanno là e non c'è neanche bisogno di alzarlo tanto, le barbabietole cascano subito. Lui mi ha spiegato per quel motivo lì. Poi logicamente ognuno ci fa quello che vuole, è un impianto certificato, un impianto a norma, non è un impianto diciamo clandestino, anche perché sono tutti così alla luce del sole. Qualche anno fa a Vignola ce n'era uno un po' più, come vi ho già detto nel video precedente, era affazzonato e sinceramente quello non so cosa avesse di diciamo certificazioni di cose. Quello invece avete visto, c'è tutte le sue sicurezze, ci sono tutte le sue ferme, c'ha il sollevatore, non è solo i pistoni, c'è anche il pantografo sotto, che se in caso dovesse perdere potenza al pistone oppure forarsi l'olio, quello gli rallenta la corsa, non verrebbe giù mai di colpo. Però è sempre un 300 quintali, anzi, se ci metti anche il peso del seminimorchio, che vengono portati dal suo incendio. Comunque tutto qui, perché qualcuno di voi mi aveva chiesto, ma perché serve? Sì, lo so, sembra un controsenso, però in Italia bisogna arrangiarsi, ragazzi. Ciao a tutti.